alla fine avete avuto questa occasione con Cocco, siete andati vicinissimi al pareggio, però nel secondo tempo dalla tribuna si è visto un Pescara in grande sofferenza. Sì, senza dubbi che sì, abbiamo provato fino alla fine, quella di Cocco è stata la ultima, però il risultato in questo momento sono negativi, niente, dobbiamo fare qualcosa, tirare qualcosa in più fuori e fare il risultato a Palermo. Giornata dopo giornata vi state però complicando la vita, questa classifica che questa sera è ancora più difficile nonostante i risultati delle dirette concorrenti vi abbiano tra virgolette dato quasi una mano, però bisogna tornare a far punti, c'è questa gara con il Palermo in cui dicevi tu bisogna assolutamente fare risultato, ma questo Pescara visto oggi secondo te è in grado di fare risultato sabato prossimo al Barbera? Sappiamo che è difficile, però noi principalmente crediamo in noi e sappiamo che questa situazione dobbiamo salire fuori tutti insieme e lavoriamo tanto in settimana, il gruppo sta bene, solo che in questa situazione sempre qualcosa che va male ci casca incontro. Dopo il triplice fischio finale del signor Staglia di Palermo siete andati sotto la curva dove c'erano i tifosi, che cosa vi hanno detto? Erano arrabbiati, obiettivamente delusi da questa ennesima sconfitta? Sì, normalmente che anche loro soffrono, però dobbiamo uscire e stare tutti insieme, anche i tifosi con noi, dobbiamo uscire di questa situazione lo prima possibile. Ultimamente Epifani ti sta impiegando in allenamento e anche in partita in un nuovo ruolo, come ti stai trovando e se credo auspichi di poter avere più spazio in questo Pescara? Sì, io dal principio che sono a disposizione della squadra, sempre lo stato, e se lui mi vuole provare lì e posso dare una mano alla squadra lì e farò il meglio e starò a disposizione della squadra.